Paolo Dall'Oglio, fondatore del monastero di Valpisa e priore di quella comunità, luogo di incontro e dialogo tra cristiani di diverse confessioni e con l'Islam, che questa sera è in mezzo a noi per portare la sua toccata testimonianza. Questa sua preoccupazione per il mondo musulmano
il concilio che è passato per quanto riguarda le altre religioni, anche le altre fede cristiane, le altre confessioni cristiane, le altre comunità cristiane, quello che è stato preparato, un grande movimento, quello di preparazione dell'apertura delle religioni sembrava una cosa conosciuta dai cristiani. Ed ecco che il concilio, direi in un modo sorprendente, inaspettato da molti cristiani, si è passati per l'ebraismo, l'islam, l'induismo, i domini delle religioni, dal disprezzo alla considerazione, dalla paura alla confidenza, dal rifiuto all'accoglienza, dall'incomunicabilità al dialogo. Lontananza all'essere del prossimo, amici, compagni di strada. E Gesù ha detto: guarda che l'Islam mi preoccupa, rischia di diventare una grossa questione se non ci occupiamo per tempo. È un grande soggetto del futuro, bisogna che migliaia. Camminando in questa breve e densa passeggiata missionaria che abbiamo fatto insieme, la prima è sul fallimento. Ricordo che durante gli esercizi spirituali Gesù mi ha promesso il fallimento. E che lo ricordate il canto cantato la compagnia del fritto quando è stato morire, e poi un tanto non ci pensi. E a me è successo come proprio così. Camminavo nel deserto e sapevo che si era messa male, che quell'impegno che il Signore mi aveva dato mi stava come un grosso problema di chiesa, grosso, più grosso di quello che il mio cuore potesse portare.
E mentre camminavo nel deserto, mi è tornato in mente quella canzone di Gabriele. Capitano, primo pezzo a tutta mia mamma, secondo pezzo a lui di casa, e fino a che cominciavo a piangere. La mia bella, il reggimento, i montagni, che non ricordo, di rosso, a via piangere. Mentre andavo a firmare un decreto che mi faceva male. Mi sembra di essere, umidificato, mi sento su quale cammino con le lacrime. Poi, a un certo momento, mi guarda come se mi fedele. Proprio la cosa che più mi bruciava mai chiesta. Proprio la cosa che meno avrei potuto gradire, mi hai proposta, sia benedetto il nome del Signore, fedele sei nel tuo amore, fedele sei nella mia vita. Il dolore dell'insuccesso è diventato un anello d'amore, un pegno d'amore. E siccome questa cosa poi si è ripetuta diverse volte, beh, è fatta, questo fallimento è fatto, adesso non è verrà il successo, ma quella che non se ne è parlato proprio, si è parlato, ma ce ne sono stati altri, e adesso ce n'è un altro che è in corso, che l'esilio fa male. Andare turisti in giro per il mondo è piacevole, ma andare in turisti, andare in giro per il mondo da esiliati è doloroso. E anche in questo mi sembra di discernere un fallimento per amore che introduce in un successo del regno, fa gustare ad un altro tipo di successo, apre insospettabili prospettive, più larghe di quello che io riuscì a immaginare. E qui è la seconda descrizione che dovrebbe aver avuto una persona intelligente, era sulla felicità. E ricordo che mi arrabbiai. Dici, se avessi seguito il Signore per essere felice, la felicità psicologica non è un diritto. Io in questi giorni sono psicologicamente depresso, se avrò bisogno prendo anche una pasticchetta. Ma mi è sempre più chiaro che la felicità psicologica non è un diritto. Nel battesimo abbiamo ottenuto il regno dei cieli. Nel battesimo offriamo il regno dei cieli. Nel battesimo abbiamo ricevuto l'elezione ai figli. Predicando il battesimo proponiamo l'elezione ai figli. Battesimo siamo uniti al mistero della Chiesa ed è questo a cui invitiamo gli uomini di ogni razza, di ogni stirpe, di ogni tribù, di ogni cultura e perfino di ogni religione. Ma la felicità che ci viene proposta, scusate, una parola difficile, non è in questo mondo, non è in questo mondo. È chiaro, è evidente che a Gesù piaceva psicologicamente stare seduto con gli amici, perfino da risorto gli è piaciuto preparare la colazione per i suoi amici. È evidente che a Gesù piaceva camminare nelle montagne. È evidente nel Vangelo che Gesù provava un'emozione psicologicamente umana, bella, soddisfacente, autentica nell'occuparsi, nel consolare, nel raccogliere, nel riunire. Ma quando è venuto il momento, Gesù è dovuto andare ben oltre quello che lo aiutava, lo consolava, lo riempiva di gioia. E quindi, sai, ripeto e mi rivolgo ai più giovani,
sentire il tuo spirito ti consiglia di cercare innanzitutto il regno dei cieli prima del successo, dell'autorealizzazione e della felicità. Comincerai a gustare qualche cosa che è dall'alto, che è nell'oltre, che è nel definitivo escatologico del tuo battesimo. Ti scoprirai, magari lavandoti i denti o pettinando i capelli, un figlio di Dio nell'orizzonte, nella prospettiva del regno dei cieli. E questo ti invierà, questo ti manderà, questo ti farà a posto. Fratelli e sorelle, grazie della vostra ospitalità con i giovani siriani che soffrono, con le famiglie siriane che soffrono, con la gente siriana che soffre. Ci sono due grandi sofferenze in Siria: una di coloro che chiedono libertà, diritti e dignità, ed un'altra forse più grave di coloro che gliela negano. E ci sono cristiani dall'una e dall'altra parte. Ma a conclusione di questo discorso, perché l'ho già fatto un po' lungo, per domani, vorrei parlare di un ragazzo che è stato per più di 2 mesi in prigione e non è proprio un albergo, anche perché prigione e sala di tortura è sinonimo. E questo ragazzo è uno dei nostri ragazzi, un ragazzo dell'oratorio, un ragazzo di scavo, un ragazzo dei nostri impegni, delle nostre parrocchie, delle nostre chiese, che voleva la libertà, che voleva la democrazia, che voleva il cambiamento, ed era insieme con altri ragazzi, musulmani, cristiani, a chiedere libertà, democrazia, diritti, dignità. E si occupava molto anche dei più poveri, dei più abbandonati, di quelli che i bombardamenti avevano reso più felici, bravi, disperati, raggiungendo quelli in più grande difficoltà. E questo ragazzo è stato in prigione, poi mi ha detto, uscendo, mi ha scritto un'email e mi ha detto: sai, le nostre conversazioni sul perdono e la riconciliazione mi hanno accompagnato, illuminato durante tutti i giorni della mia prigionia. Ma c'è una cosa che mi ha particolarmente consolato, mentre unico cristiano in quella cella affollatissima, mentre riuscivo a fare meditazione e silenzio nel cuore nonostante la situazione insopportabile, è che ho scoperto che la luce del profeta Muhammad e la luce di Gesù sono un solo mistero, e che io nel mio battesimo, discepolo di Gesù, posso guardare senza paura, senza paura di mescolare, di perdere la fede, di perdere l'appartenenza alla Chiesa, il mistero della fede di cui sono carcerati con me. E che in questa dimensione, dal nostro carcere, veniva fuori una luce del mondo. Beh, certo, il suo ragazzo cristiano delle nostre parrocchie annuncia qualcosa di diverso. Lei dice: io ho visto morti prodotti da cristiani, mostrati a volte imprudentemente anche da pastori delle nostre chiese. Quella luce misteriosa in quel calice è diventato stato cristiano, quelli nei nostri cuori ci liberi dalle nostre paure, dalle nostre terrore, dalle nostre fobie.
ci mostri questa grande priorità del cuore di Gesù per la nostra epoca. Si è consolato la donna Abramo, che in Gesù vede i suoi figli riconciliati e salvati. L'Islam ama quanto noi e che è certamente madre della fraternità, dell'incontro, del rispetto, del conoscersi fratello Islam cristiano, ci protegga stasera per l'inizio di questa diocesi, tutti i missionari di Novara e i missionari, i lasci missionari di Novara distribuiti nel mondo. Diamo una profonda serenità e consolazione delle loro famiglie. La Santa Vergine ci accompagni tutti in questa missione e ci faccia sentire amati. Qui un amore anche naturale e poi un amore finale per sempre.